agrozooforestale è un sistema in cui interagiscono componenti arboree che possono essere alberi coltivati a vari scopi, dal castagno all'olivo all'albero al ciliegio per esempio, oppure anche alberi selvatici, quindi anche alberi spontanei. Una componente agricola, che può essere un prato stabile per esempio, o un erbaio è una struttura che dura un anno, un prato stabile dura decenni. Nel prato stabile c'è anche una componente spontanea, perché ci sono anche molte erbe spontanee, e una componente animale. Queste tre componenti interagiscono in vario modo, l'animale si può nutrire di entrambe le componenti, gli alberi e l'erba interagiscono tramite vari scambi di nutrienti, e tutti interagiscono nel mantenere un paesaggio e un territorio che spesso caratterizza anche appunto diverse regioni italiane. Dal punto di vista proprio pratico applicativo riconosco due tipologie principali: il pascolo arborato e il pascolo in bosco, quindi il bosco pascolato. E il pascolo arborato è appunto un pascolo, una prateria dove possono venire inseriti degli alberi, oppure viceversa un oliveto o un frutteto dove si viene a creare un pascolo, magari diradando questi alberi e quindi allargando le aree pascolabili. Le due tipologie principali sono queste. Poi in letteratura si trovano molte altre classificazioni su altri tipi di criteri, però dal punto di vista pratico io trovo che queste siano le principali a cui attingere. Beh, intanto quale specie sia più adatta a quale sistema va stabilito dopo aver studiato attentamente l'agroecosistema, mai partire a priori: mi piace questa specie quindi allevo questa. Bisogna capire cosa ci offre l'agroecosistema e quindi qual è la specie più adatta. Beh, anzitutto quello che gli avicoli e i piccoli ruminanti diciamo presentano come prima cosa tecnica da affrontare è la difesa dai predatori, quindi lupi, volpi, tassi, donnole. Quindi la presenza di strutture antipredatore anche costose o di cani. Il bovino, soprattutto quando ha le corna, si difende bene, quindi da questo punto di vista richiede minori investimenti appunto per la convivenza con i predatori. Un altro parametro da valutare bene per quanto riguarda gli alberi è l'età delle piante. Il bovino è un animale molto pesante che si appoggia anche agli alberi, quindi può rovinare le giovani piante e soprattutto pascola molto più in alto. Anche la capra però, potendo stare su due soli arti, può pascolare molto in alto. Inoltre la capra preferisce decisamente la frasca rispetto all'erba e quindi tende ad essere più impattante, quindi un carico animale per ettaro di capre dovrà essere minore rispetto al carico animale dei bovini e delle pecore, se vogliamo salvaguardare la componente arborea. Sui maiali è molto importante ricordare che il maiale è un grufolatore, soprattutto è un pascolatore, ma in maniera marginale, e quindi scava e dissoda il terreno alla ricerca di tuberi, insetti, eccetera. Quindi il maiale dovrà avere a disposizione delle amplissime distese di bosco o comunque di strutture alberate, perché dovremo fare delle turnazioni importanti, perché queste aree dovranno avere il tempo di rigenerarsi. Gli avicoli stanno benissimo sotto gli alberi, si possono nutrire anche dei frutti che cadono. Pare che le galline, i polli possano in parte far diminuire la quantità di larve della mosca dell'olivo e quindi aiutare anche in questo senso. Gli avicoli si sentono protetti dagli alberi perché sanno di poter essere predati anche dal cielo, quindi stanno bene e impattano pochissimo sugli alberi. Quindi se noi abbiamo anche un frutteto, un oliveto giovane, con i volatili possiamo stare abbastanza tranquilli.